Buonasera a tutti da Ermanno Frassoni, Motorphone TV. Siamo qui con Vinicio Salmi, ex pilota particolarmente versatile, la cui carriera ha spaziato dalle moto alle auto fino alla motonautica. Benvenuto Vinicio, innanzitutto, e grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te, Ermanno. Buonasera a tutti. Come Grazie. prima cosa vorrei chiederti qualcosa sulle tue origini e poi ovviamente come è nata la tua passione per le moto. Mie origini, sono nato a Ferrara, 3 luglio del 1956. La passione, come è nata, come si è sviluppata? Io sono nato in una famiglia con la quale ero a contatto con i motori. Mio babbo aveva un'officina, è stato concessionario di automobili e di veicoli industriali, insomma, quindi c'erano più punti, diciamo, di lavoro legati ai motori. E io sono quindi cresciuto fin da subito, da quando, diciamo, nell'età della ragione, insomma, da quando ho cominciato a muovermi, ad deambulare in autonomia, cioè 4-5 anni fino all'inizio delle scuole elementari, sempre in officina, a contatto con motori, macchine, camion, tutto quel che c'era in circolazione, insomma, con tutti i mezzi, diciamo, che si muovevano propulsi così da motore termico, ecco, diciamo. E probabilmente sarebbe successo lo stesso, era qualcosa che sentivo io nel mio sistema, ecco, l'attrazione per il motore, solo sentire motori in moto mi creava emozione, ecco, dico la verità. Come, non so, forse con i miei coetanei, ma io in modo particolare, perché comunque tutte le sere, prima di andare in casa, facevo un giro per l'officina, le varie, quelle che erano in quel momento dove mi trovavo, comunque sempre nella città mia di Ferrara. Che so, mi sedevo sulle macchine, sui camion, su quello che è, tutto quello che c'era, insomma, ecco, a quattro ruote e anche a due ruote, perché c'erano anche allora, che so, dei mezzi a due ruote. Ricordo, stiamo nel Giurassico, che so, le Lambrette, le Vespe, no? Che allora erano mezzi comuni, in uso comune. Mi piacevano sia le due che le quattro, poi mi piaceva anche tutto il resto, sempre crescendo, no? Parlo dai 6 anni in avanti, fino a quando 10-12 anni ho avuto un primo contatto diretto nel senso con un mezzo mio che avevo a disposizione. Avevo anche i mezzi prima a disposizione, certo che no, non erano mai mancati, però non li potevo gestire come avrei voluto io, come sentivo, ecco, diciamo, come mi indicava l'istinto. Avevo un piccolo reparto corse, fin da quando avevo una decina d'anni, no? Forse con un 100 pezzi, no? Messo assieme in qualche modo con l'aiuto dei dipendenti di mio babbo, col quale giravo anche se non ero in età per farlo. Quindi questo fino a 12 anni, 13 anni, 12, 13, 14 anni, poi iniziai con le gare di motocross. I mezzi non mancavano, avevo a disposizione tutto quello che offriva il mercato, da privato, diciamo, le prime gare, poi un meraviglioso rapporto con Simonini, mi aiutava, mi dava motore, assistenza, insomma, ecco, io avevo anche i mezzi miei, ripeto, a disposizione, anche più di uno che usavo e non usavo a seconda delle volte, insomma, che alternavo, ecco, quindi mi piaceva stare nel fango e fare le gare di motocross. D'inverno facevo le gare di regolarità sulle colline nel Bolognese. Ero giovane perché avevo 14-15 anni e andavo con un mezzo da regolarità. Partecipavo a queste gare di regolarità che erano lunghe,
molto lunghe sulle colline del Paternò Bolognese, percorsi meravigliosi, ricordo ancora tante fotografie, ricordi meravigliosi, con la neve, il fango, la pioggia. L'assistente mio era un caro amico mio di Bologna, che lui mi emoziono quasi questi ricordi, che mi forniva assistenza e si trovava ai punti di controllo con una Vespa, una Vespina, perché avevamo 14 anni, insomma, Vespina 50, con una cassetta di attrezzi, sopra attrezzi, quelle due chiavi, la chiave di 10, la 13, una catena, una tanica per la benzina, insomma, eravamo veramente come l'armata Brancaleona, ecco, dico così. Però partecipavamo e portavamo a termine anche le gare, 50, 16 anni, 125. Stesso discorso, motocross, ma a livello regionale, no? Qualche volta sul podio, ma con il 50 sul podio, 125 non ho mai fatto un podio. Eppure la regolarità, sempre durante i mesi invernali, avevo PUC, KTM, insomma, quello che serviva, ecco, non mi è mancato niente. Sempre da privato, naturalmente, ma era tutto a livello amatoriale. Ovvio che l'istinto mi portava alla velocità, ecco, pensavo sempre alla velocità, mi piaceva andare forte, mi piacevano le moto da strada, in particolare le moto di grossa cilindrata, ecco, si chiamavano, le chiamiamo così adesso, non so per quale sia la terminologia, comunque 750 e oltre quello che c'erano. La mia prima moto fu una Honda 750, a 4 cilindri, la CB 750 fu, non avevo ancora 16 anni, era l'inverno, forse 1972, uscito quel modello da un paio di anni, non la comprai nuova, la comprai mio babbo naturalmente, con la promessa che l'avrebbe guidato qualche amico mio, con la patente, diciamo, maggiorenne, ecco. In realtà al patentino del 16° anno iniziai a guidare io, ma probabilmente anche fin da subito. Io compio gli anni a luglio e quindi nella primavera già ero per le strade, diciamo, con questa 750. Patentino B che mi consentiva di la guida di motociclette massimo 120, di 125 di cilindrata, ma con un peso, era indicato nella patente, un peso massimo di 360 kg, perché consentiva anche la guida, era consentita la guida anche ai motocarri, che ovviamente erano pesanti, ecco, 365 kg credo fosse il peso massimo consentito. Per la cilindrata, per l'aumento di cilindrata oltre 125, era prevista un'ammenda, 3.000 lire, insomma, ricordo allora, e quindi ho trovato l'escamotage per girare con la 750 e andavo con quella tranquillo, senza problemi, tra l'altro con il casco integrale non ricordo neanche di aver avuto mai problemi, insomma, ecco. Poche fermate, nessun problema. Dopo pochi mesi la trasformai perché quel tempo un americano, un Dick Mann, vinse la 200 miglia di Daytona con una derivata di serie 750 Honda, fortunatamente trasformata, diciamo, dalla Honda USA, con un kit, una cassetta che proveniva dal Giappone, insomma, soldi si faceva allora. Acquistai il kit, trasformai durante un inverno la Honda e andai in pista. La moto era veloce sui rettilinei, ma era molto pesante, ben poco maneggevole. Capì allora che non andava bene, non era adatta, diciamo, per le piste che avevamo noi qui a disposizione, dove appunto si praticavano le gare, il campionato di junior di velocità, moto derivate di serie. Allora acquistai una 750, una Kawasaki, a tre cilindri, due tempi, che poi con amici, insomma, aiuti vari, sempre tutto a livello così artigianale, amatoriale, una cosa fatta in casa naturalmente. La trasformammo in moto da pista, una seconda Kawasaki di serie, serviva come fonte di ricambi,
che so, un cilindro, un pistone, accensione. È un problema dell'accensione che si rompeva spesso perché girava troppo forte quel motore. Una moto veramente ignorante, ecco, nel senso che era tutta potenza ma stava in alto, un po' difficile, molto sgarbata. Con quella moto debuttai dopo aver taroccato la firma, perché ovviamente in famiglia non si poteva parlare di corse, sì, tutto era consentito per la strada, con massima attenzione naturalmente, con tutto ciò che offriva il mercato a disposizione, anche di più, vedi appunto la Honda, due Kawasaki, c'erano problemi. Ma volevo chiederti come fu il passaggio dalla motocross appunto alle moto in pista, diciamo, completamente diverso. Completamente diverso, ma sai, quando le cose vengono spontanee, cioè per me il motocross, la pista, non c'era differenza, cioè con la massima spontaneità e disinvoltura andavo sulle colline, sulle piste, allora c'erano le piste importanti, ricordo che so Faenza, Monterenzio, Idice, o anche nelle Marche, e come andavo a Misano, Misano Adriatico, so, o a Monza, ecco, per dire, no? Quindi, ovviamente il permesso per entrare nelle piste, siccome non avevo 18 anni, me lo faceva un amico maggiorenne, poi tanto sotto al casco nessuno controllava, ma era tutto molto normale, andai in pista la prima volta, e vabbè, tanto giravo già per strada, insomma, ecco, sì. Meglio la pista, più sicura che, rispetto alla strada, che comunque anche allora era pericolo, certo che non mancava. Quindi ti sei adattato velocemente, diciamo, e poi eri già abituato a circolare in strada e in moto, e quindi la cosa ti ha aiutato. Sì, la prima volta in pista, non ho avuto, sì, va bene, la pista e basta. Più sicura, ecco, l'unica, non dovevo prestare attenzione, diciamo, all'ambiente che mi circondava e da chi era veramente popolato, parlo di auto, camion, quello che c'era in giro allora, non dovevo, diciamo, prestare attenzione agli stop che dovevano rispettare altri o l'eventuale semaforo rosso che non veniva rispettato. Avevo campo libero e mi riusciva anche molto bene, dico la verità. Volevo chiederti, che cos'è per te il talento? Che definizione dai al talento? Il talento è quella dote, no? che tanti hanno, anche tanti in varie discipline. Parliamo di sport, naturalmente, c'è chi è capace di disinvoltamente, non so, di sciare con ottimi risultati o anche eccellenti, c'è chi è in grado di pilotare una vettura, chi una motocicletta, chi pilotare sia l'una che l'altra. Ecco, tanti ragazzi non ne sono a conoscenza perché non provano, no? Perché magari non hanno la passione, non hanno gli stimoli, non hanno volte, purtroppo neanche le possibilità per avere, diciamo, accesso ai mezzi. Sì, a volte si dice che l'occasione non può fare l'uomo ladro. Sì, è vero. Sai, prendi un ragazzo da un cinema e si sente di provare a guidare una Formula 1. Magari questo è capace, ma se non avesse provato, mai mica, non lo poteva sapere. Questo ti dico io. Andavo in pista e dicevo, bene. Questa è la pista, pilotavo l'aereo, allora studiavo l'istituto aeronautico Forlì, quando avevo 16 anni pilotavo già l'aereo, ho pilotato l'elicottero, ho pilotato tutto, gli offshore, ma era tutto molto normale per me, ma non che sia un fenomeno assolutamente, semplicemente capace di fare cose, non sono stato capace di giocare a calcio, per esempio, o di giocare a tennis. Sciavo con una certa disinvoltura, ma non ero certo, non potevo, diciamo, pensare di partecipare o di vincere gare, assolutamente, perché non erano quelli i miei campi. Certo. Cielo, terra e mare, andava tutto bene. Già tanto, direi. E nel 1975 so che guidi la Yamaha, per una scuderia di Lugo, la scuderia di M, quindi vicino a Ravenna,
e ti capita anche di battere in certe occasioni un certo Giacomo Agostini. Quale sensazione ti ha dato questa cosa? No, beh, questo è un discorso molto, molto particolareggiato che merita di essere diciamo, affrontato con attenzione, massima attenzione. Io, uno, non ho battuto mai Giacomo Agostini. Non dico di forse potenzialmente, non dico di forse non averlo potuto fare, ma a questo non ci potrà essere mai risposta, perché io non avevo un mezzo pari al suo che mi avrebbe consentito quantomeno di gareggiare ad armi pari. Ricordiamo che Giacomo Agostini ha vinto 15 campionati del mondo. Però in una gara, io intendo anche in una gara, in una singola gara avete avuto modo di... Ma sì, io tante, quelle che sono state occasioni, sì, mi sono trovato con lui in pista, a contatto diretto, tante volte l'ho preceduto, ma poi ben sapevo che nel finale, diciamo che sul podio, ci sarebbe stato lui nella prima posizione per una serie infinita di motivi che potrei anche stare ad elencare, ma perderemo molto tempo. Però nella sintesi, no? Io avevo una moto clienti che era sicuramente una delle migliori del lotto, ripeto, a livello internazionale, perché la scuderia di DM di Lugo primeggiava su tutti i fronti e nel mondo era la scuderia numero uno dopo le case ufficiali, quindi DM non mancava assolutamente niente. Grande passione, grandi tecnici, persone veramente di grandi capacità che prestavano la loro opera per pura passione, quindi la pura passione aveva generato questa scuderia che è andata avanti negli anni. Io ho avuto la fortuna di essere invitato da loro senza che mi abbiano mai chiesto niente, cioè non un risultato, non niente, io dovevo solo pensare a fare le gare, portare a termine le gare, diciamo ovviamente inseguendo il miglior risultato, ecco, ma nessuno mai in scuderia e nessuno mai mi ha stimolato, diciamo, per vincere una gara, per battere Agostini, cioè non dovevo battere nessuno, dovevo solo fare la mia gara. Era facile stare insieme agli altri, era facile stare insieme a Giacomo Agostini, ma comunque non potevo minimamente pensare di poter vincere le gare, perché lui era più veloce. Ripeto, in sintesi, una moto ufficiale, probabilmente già forse 20 km più della mia, ma a parte il motore ufficiale, il telaio, le gomme slick che non le potevamo avere noi. Quindi una serie di accoglimenti e la grande, grandissima esperienza. Cosa potevo pensare? Io sapevo bene che la mia posizione era la numero 2 o la numero 3, perché l'altro concorrente, antagonista era Johnny Alberto Cecotto, anche Johnny è arrivato in Europa qui ed eravamo nella stessa scuderia, no? Con il suo team, la Venemotus, avevano dei mezzi a disposizione, dico non da poco, è già una grande esperienza, oltre ad un grande, grandissimo talento. Quindi io sapevo bene che la mia posizione sarebbe stata la numero 3 alla fine di ogni gara, no? Rotture, cadute, inconvenienti a parte. E così come nella 250, cioè Walter Villa, scusate, con la Harley ufficiale e Johnny Cecotto con la Yamaha addirittura ufficiale o semi-ufficiale, con la quale era venuto con l'obiettivo in Europa di vincere il campionato del mondo. Vinse poi il campionato del mondo con la 350, inaspettatamente, perché Johnny era venuto qui per vincere la 250. Quindi questo è stato il mio impatto con i grandi campioni. Io non avevo esperienza, due volte in pista con la moto del Gran Premio, dopo il debutto con appunto con la 750 Kawasaki, tra l'altro mi stavano strette perché le cilindrate 250 e 350, per quanto performanti fossero, non erano adatte a me. Non date mai, perché uno, la mia formazione era venuta con una moto completamente diversa, quindi una 750, ignorante, sicuramente difficile nella gestione, senza telaio, freni diversi, quella era una moto a Gran Premio, quindi certo, più veloce di quella, ma erano, come dire,
si doveva guidare in punta di dita, ecco. Pronto? Sì, sì, ci siamo. È comparso un trait qui, ma non so che roba sia. Come? È comparsa una figura, non so se tu mi vedi ancora. Tanto andiamo, è tutto regolare, siamo in presa diretta, siamo, ti vedo benissimo. Andiamo ma io non vedo più te, che è comparsa adesso. Proviamo ad andare comunque avanti. Nel 1975 sei protagonista di un grave incidente a Imola. Questo ha cambiato la tua percezione delle cose? Cosa è cambiato per te dopo questo episodio? Ma io è cambiato, certo che è cambiata la mia vita, è cambiata la mia vita perché, beh, quella gara, io a 250 ero, premetto che fin dal debutto ero a podio sempre, se non ero secondo ero terzo, se non ero terzo ero secondo, no? Per tutte le gare alle quali ho partecipato. Arriviamo il 27 aprile 1975, e niente, arrivai secondo nella 250, perché Johnny cadde, e quindi ero terzo, prima Walter Villa arrivai terzo. Nella 350 ero tranquillo, praticamente d'accordo, perché feci due parole con Giacomo Agostini sulla linea di partenza. Certo, e ben conscio della posizione mia, quella finale che sarebbe stata la numero 3. Come sempre, era una consuetudine, no? Mi trovai in testa e chissà cosa successe, qualcosa, no? Probabilmente un guasto meccanico, perché cadi nel rettilineo, ero in testa, ripeto. Certo che di lì a momenti mi avrebbero superato Giacomo Agostini e Gianni Cecotto, o l'uno o l'altro, insomma, ecco, nell'ordine. Qualcosa successe, cadi nel rettilineo, che dall'uscita, diciamo, della Pirattella all'ingresso delle Minerali. Feci molto male, fu un incidente molto grave, pilota anche perse la vita. E poi niente, di lì in avanti, dopo un anno e mezzo di ospedale, ritornai ancora in pista con le motociclette, no? Nel marzo di 1977, quindi 75-77, non ero in condizioni fisiche, diciamo, tali da poter affrontare ancora le gare, non so come ottenere la licenza di nuovo. E sì, ero un po' svogliato, dico la verità, pensavo già alle macchine, come già pensavo prima alle macchine, perché il programma mio, il percorso mio non era certo quello, non era quello, diciamo, di guidare motociclette tutta la vita, ma fin dall'inizio era solo passione che mi pensavo, che mi portava, diciamo, in pista, ripeto, con grande passione. Io pensavo di fare cose diverse, il mio percorso era completamente diverso, ed era già scritto nella carta, quindi sulle carte. Ricominciai in moto perché avevo, come dire, un po' bisogno di, cioè, mi mancava ancora, diciamo, l'apice sono parabole, no? Si arriva, non cioè, si parte da zero, poi si arriva al 100%, si resta un attimo al 100%, dopodiché passa la passione, il desiderio, no? La voglia, la volontà, tutto quanto, e si pensa a cose diverse. Questo succedeva a me allora come oggi, che ho 64 anni, quindi dei cicli molto rapidi, diciamo intensi, ma molto rapidi. Pensavo già alle macchine allora, ma insomma dovevo poi ritornare, diciamo, a respirare l'odore delle gare e delle moto. Insomma, fai conto che un po' così, senza molti stimoli, non riuscivo, è un problema che non riuscivo a concentrarmi, perché antifarmaci, no? Per un anno e mezzo, sì, no? Non ero molto fresco, diciamo, a volte, quindi non riuscivo, ripeto, a concentrarmi, se non in condizioni di estremo pericolo, tipo la pioggia. Quindi andiamo ad Hockenheim, gara del campionato del mondo, non ero qualificato, fui chiamato per il ripescaggio, fai conto, di partire dall'ultima fila, non avevo neanche voglia, mi disse: scusa, vabbè, scusa, fai due giri e poi ti fermi, tanto venivo
nacque da disgraziati, non si poteva stare in pista, non si vedeva neanche la linea di partenza. E invece lì, chissà, il partilembolo, diciamo così, quindi fu una gara tutta in recupero, no? Fino all'ultimo giro, finì quarto, no? Ero al podio, secondo, ma qualcuno con la moto ufficiale mi passò proprio poche centinaia di metri prima del traguardo. Arrivai comunque quarto e mi resi conto che ancora ero capace. Ero capace, sarei stato capace, diciamo, come prima, come 2 anni prima, nel momento che fossi riuscito a concentrarmi. E a quel punto, detto fatto, decisi, diciamo, di lasciare il motociclismo, le motociclette. Sì, alternai una gara in macchina, una gara in moto, una gara in macchina, una gara in moto, fino a quando lasciai definitivamente perdere il motociclismo alla fine di quella stagione, con altri risultati, ma non di rilievo. E andai con le macchine, cominciai con le macchine. Con le macchine ero uguale, da privato, e poi tante opportunità, diciamo, possibilità che sono mancate, perché non avevo, come dire, gli appoggi politici, no? Che poi sarebbero, dico politici tra virgolette, politici che sarebbero stati poi uguali economici, no? Quindi non ero nel giro giusto, ero, cioè, privato, e con il riconoscimento di tanti proprietari, diciamo, di tante squadre, no? Che, con le quali abbiamo tentato di completare dei budget, no? Per fare le gare e per crescere con le formule. Non riuscimmo mai nell'intento, quindi dopo un anno, diciamo, di attesa, no? Decisi che era arrivato il momento di andare negli Stati Uniti, no? Gli Stati Uniti poi rappresentavano un sogno recondito di quando ero un bambino, un ragazzino, vedevo i colori, la bandiera, l'America, la grande libertà, gli spazi infiniti, no? E quindi partii, andai negli Stati Uniti. Ci fu in particolare qualche contatto con team, appunto, degli Stati Uniti che ti portarono a correre là? Come nacque il tutto? Ma i contatti ci furono anche prima, anche in Europa, con team importanti, no? Importanti, parlo di top team di Formula 1, fai conto, però non ci fu mai raggiungemmo i budget. Era molto facile guidare le macchine, come era facile guidare le moto, come era facile guidare gli aerei, come guidare gli elicotteri, no? Scusa se ti interrompo, mi viene in mente Johnny Cecotto, che appunto è poi approdato in Formula 1 alla Toleman negli anni 80. Johnny è un pilota vero, molto ad ampio spettro, capace di guidare sia le moto che le macchine, la stessa disinvoltura e con le stesse prestazioni. Poi Johnny fu sfortunato perché ebbe un incidente che ovviamente non gli consentì di proseguire nella carriera con Formula 1, però pilota molto portato, a differenza di altri. Ma vedi, l'automobilismo è comunque, a differenza del motociclismo, è uno sport generoso, perché tanti, un numero X di piloti, ci sono i vincenti e ci sono i piloti, diciamo, che si usava un termine che non dimenticano nell'ambiente, e ci sono i piloti che imparano, no? Ma non saranno mai vincenti. E imparano in che modo guidare una Formula 1. Le piste sono le stesse, le macchine sono le stesse, e quindi dopo 10.000 km, 20.000, diventano degli onesti lavoratori del volante, no? Ma non saranno mai vincenti. Invece ci sono i talenti, vedi Johnny Cecotto, ecco, o Senna, per esempio, faccio due nomi, nello stesso momento, no? E si sono seduti nell'abitacolo e hanno visto e sono entrati in pista, no? Pista nuova, mai vista. Tempo un nanosecondo, già erano vicini al record. E il giorno dopo erano quelli che segnavano il tempo migliore, no? Piloti con una capacità, una grande sensibilità, capaci di gestire le macchine di allora, che erano macchine vere, certo non si spingevano i bottoni.
piloti di cuore con piede molto 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 pesante. Ecco, questo forse sono andato fuori dall'argomento, dal discorso, dalla domanda, non so, forse ho detto qualcosa in più, poi mi perdo, sai, tanti pensieri, tanti ricordi. Niente, io negli Stati Uniti avevo i contatti, andai ospite da un amico a New York per 3 anni, quando poi riuscii ad avere un budget a disposizione abbastanza, insomma, consistente, quanto comunque era necessario per debuttare. Allora in Delight, l'equivalente della Formula 3000, diciamo, euro in Europa. Era il 1989, mi pare, giusto? L'anno? Forse 88, mi pare, 88, 89, se non ricordo, comunque. E, c'era un scopritore di talenti, un grande appassionato ancora oggi, sono ancora in contatto con lui, si chiama Angelo Ferro di San Francisco, no? E Angelo, grande sostenitore, diciamo, una persona che ha aiutato sempre i piloti per pura passione, no? Tanti piloti sono stati aiutati da lui economicamente, sto dicendo, no? Ci eravamo conosciuti in Europa, poi una promessa, sempre in contatto, una promessa, insomma, mi disse: guarda Vinicio, il giorno che deciderai di venire negli Stati Uniti, sappi che la porta per te è aperta. Ma allora negli Stati Uniti non esisteva, sì, esisteva General Racing, ma era rappresentato da due midget che appunto questo signore Angelo, questo grande imprenditore, metteva a disposizione qualche ragazzo, insomma, così, per andarsi a divertire allora in fine settimana nelle piste ovali di Fano, appunto le midget, no? Poi ci fu un momento che io avevo a disposizione un budget, ripeto, abbastanza consistente. Andai da Angelo, gli dissi: Angelo, è arrivato il momento di fare le gare, no? Come tempo, una promessa tua, no? E facciamo una squadra. Lui è rimasto un po' sorpreso, no? Un po' anche un po' titubante, mi disse: ma Vinicio, con quella somma lì potresti, tu ero molto giovane, avevo 26 anni, insomma, che nelle corse valeva poco, ma avrebbe valso per tutta la vita. Diciamo, dice, meglio se li risparmi sti denari, no? Perché sai come sono le cose. Ok, dice, guarda, io ho già deciso, o li spendiamo insieme, o li spendo con te, facciamo la squadra, oppure andrò da qualche altra parte, forse mi perderò, diciamo, nel sistema, ecco, non riuscirò a... Determinato, diciamo, eri molto determinato. Sì, sto pensando le parole di quei momenti, quei contatti di allora, cioè proprio come nacque, diciamo, l'idea, no? E come decidemmo di... Angelo mise a disposizione la logistica, io il materiale, quello che sia, una macchina, insomma, è debuttato. E di lì la strada fu in discesa, insomma, ecco. Finalmente una macchina vera, tanta potenza, e una squadra famiglia, ecco, diciamo, meccanici, ingegneri di macchine, erano molto bene, quindi molto molto affiatati. Podio, c'è una gara a Vancouver, insomma, e poi la Indy. Anche la sfida dei circuiti americani, molto particolare rispetto a quelli europei. Bah, sostanzialmente, su 16 gare di campionato, 14-16 gare sono da Indy Light e Indy, sì, erano previsti 5-6 ovali, ecco, dipende dalle stagioni, no? Per il resto piste stradali, piste per circuiti permanenti oppure piste ricavate, diciamo, cittadine, ecco, cioè, cittadino, insomma, tipo Vancouver o Detroit, come Monza, no? Viste le dimensioni delle strade, loro, quindi era facile ricavare, togliendo il New Jersey, ricavare, che so, rettilinee di
miglio e mezzo, larghi, so, due volte il nastro di Monza. E quindi quelle erano le piste. Gli ovali molto difficili, cioè, molto facili, ma al tempo difficili. Il margine sull'ovale era minimo, dopodiché si perdeva il controllo della vettura e si andava a muro, non c'era niente da fare. Quindi, come rappresentarti la guida nell'ovale, praticamente sempre a tutto gas, molta attenzione alla scia, perché la scia di una vettura, no, toglieva aderenza alla vettura. Quelle macchine comunque erano macchine ad effetto suolo, a differenza di Formula 1, che hanno un fondo piatto, no, per rendere più per ridurre la velocità, diciamo, di percorrenza delle curve. Invece in America era tutto venturi sotto, ecco, quindi massima aderenza, macchine veramente per maschi, ecco, non no, certo, impegnative, dico, molto impegnative da guidare sicuramente. Sai, macchine molto, molto sincere, ecco, diciamo così. Quindi, classico cambio meccanico, ripeto, zero servosterzo, zero controllo della trazione, tanta potenza, perché quei motori andavano oltre 900-920 cavalli, con un turbocompressore. Sgarbati, diciamo, careggiate larghe, ripeto, effetto suolo, le macchine, quindi tanta aderenza, ecco, tanta fatica, ma però la soddisfazione era inimmaginabile, lo è ancora oggi, per quanto poi la macchina era sensibile e sincera, no? Macchina che certo doveva essere guidata e il pilota sono comunque a rischio, perché sempre, diciamo, il rischio della vita, cioè, vuol dire che io pilota porto la macchina bene, se sono capace di, altrimenti in caso contrario la macchina mi avrebbe ucciso, no? Perché tante erano le velocità qui, tanti pianti, tanti lamenti per le massime velocità. Ricordo, parlo di Formula 1, perché il punto di riferimento è quello, no? Senza togliere niente, per carità. Però tanti pianti, perché la macchina è troppo veloce, quindi riduciamo le potenze, riduciamo la sezione delle gomme, eccetera, eccetera. Gli americani dicono esattamente il contrario. L'automobilismo è la massima espressione, diciamo, la Indy è la massima espressione, la macchina a ruote scoperte, perché la macchina vera è quella a ruote scoperte, punto, la monoposto. Tutte le altre non esistono. Come guidare il furgoncino del latte, ecco, fai una conto. Come? È un'altra cosa, diciamo. Non sono neanche parenti. La macchina da corsa è la macchina a ruote scoperte. La monoposto, ecco. Poi più potente, meglio è. Così si vede la differenza tra, come dicono gli americani, tra gli uomini e i bambini. Alla vecchia maniera. Esatto, proprio quelli. Piloti che non si lamentavano mai, molto corretti, ovviamente ognuno faceva la propria gara, nel rispetto degli altri, ma senza regali. Ecco, poi finite le gare, tutti amici. Nel momento che si abbassava la visiera, non c'erano più amici, ma c'erano solo avversari. Avversari e basta. E quando finiva, diciamo, il meeting, il momento, dopo tante strette di mano, anche tanti in bocca al lupo, ognuno entrava nel proprio abitacolo e, ripeto, chiusa la visiera, si entrava in un altro mondo, ecco, nel mondo della competizione, quindi del confronto anche, per carità. Si va in pista, ognuno vuole l'indole, quella, l'istinto è quello di essere più veloce, diciamo, dell'avversario, no? Di chiunque altro si trova in pista. E poi la soddisfazione è anche portare la macchina al limite, andare al 100%, 101% e stare in pista, quindi metterla a punto,
poi arriva anche il risultato, certo, il risultato. Parliamo un attimo di Vancouver nel 1990. Come andò quel weekend che ti vide appunto vincitore? Ma il weekend, come gli altri, avrei potuto vincere il preludio, diciamo, c'era stato già prima, 2 o 3 gare prima, no? Perché in quel momento noi sì, fu un momento di continuità, ecco, nel senso di una gara successiva all'altra, in successione, senza interruzioni, con un po' di test, diciamo, in mezzo, come facevano le squadre, come facevano tutte le altre squadre, no? Noi avevamo un budget, sì, che ci consentiva di, ma non avevamo soldi da buttare, quindi ogni test rappresentava un costo doppio rispetto ad una gara, ecco, perché avevamo una pista, l'assistenza medica, eccetera, eccetera, da aggiungere ai costi puri, diciamo, di manutenzione, di usura del mezzo. Quindi in quel momento un terzo, un secondo, un primo, e sarebbe stato ancora un'altra vittoria, se non che ebbe un problema al cambio, insomma, vabbè, al primo giro, ma comunque poi dopo chiudiamo il capitolo e pensiamo alla Indy. Quel fine settimana è un fine settimana come tutti gli altri, fin da subito, ovviamente, come nelle gare precedenti, la prima posizione di qualifica. Non commisi, ma neanche prima avevo mai commesso errori, le condizioni migliori, diciamo, per competere, diciamo, per la prima posizione. Niente, feci una gara di attesa, e poi negli ultimi giri si superai le 2 macchine che mi precedevano. Senza problemi, ecco, in tutta tranquillità. Ma neanche mi resi conto che avevo vinto la gara, perché il risultato, diciamo, di un'attesa che durava da anni, no? Ancora quando pensavo a Formula 1 e vedevo allora amici miei, piloti che andavano, erano in predicato, diciamo, per Formula 1, ero rimasto a piedi, erano passati tanti anni, comunque vinsi la gara. Me ne resi conto la notte stessa, perché tornai, facevo un po' il pendolare, fu un tempo anche lungo, fu 12 anni di America, facevo anche il pendolare, quindi quella notte stessa tornai in aereo e mi resi conto che avevo vinto la gara, perché fino a quel momento il podio, le interviste, la gioia, no, di tutti noi, dei meccanici della squadra. Basta, tutto lì, insomma, ecco, sì, certo emozionante, ma insomma non più di tanto, ormai era prima della vincita, era solo questione di attesa, ecco, sapevo bene che la vittoria era a nostra portata. Quindi. Nel 1991 poi tenti la qualificazione alla 500 miglia di Indianapolis. Com'era l'atmosfera, no, di Indy? No, non è vero, perché non avevamo soldi per tentare una qualifica. Io non ho mai tentato la qualifica, a 500 miglia, non è assolutamente vero. Ho guidato l'ovale, ho guidato delle altre piste. Il risultato migliore sarebbe stato la quarta posizione a Road America, se non che commesi in errore, superai la pace car, no, che era in testa, diciamo, alle macchine, sai, la pace car, insomma, in caso di un incidente entrai nella, come stavo, guadagnavo posizioni, no, dopo una discreta partenza, non mi ricordo, mi qualificai, penso, 14esimo, 16esimo, insomma, ecco. Quindi agli ultimi giri ero quinto, sesto, quarto di fronte, e niente, entrai nella linea dei box, nella pit line, per fare un breve rifornimento
po' di pressione al turbocompressore, insomma, cambiare le gomme, visto che avevamo il tempo. Ma non vidi la pesca che stava all'esterno del muro, no? Il muretto, e la superai, stando all'interno comunque della pitline. E niente, mi diedero una penalità, quindi dovete fare il solito, come si dice, no? Drive through, cioè entrai di nuovo nella linea e poi ripartì dopo il percorso, diciamo, lento, quindi quello sarebbe stato il primo, cioè il miglior risultato. Poi, non so perché, forse la fine di un ciclo, non lo so, pensavo ad altro, ero, poi sai, diversi amici, allora, perché le corse, no? Qualcuno intanto si faceva male, molto male. Decisi di smettere quando cominciai a pensare. Poi insomma, forse un bimbo a casa che mi aspettava, insomma, qualcosa così, ma in fin dei conti, vabbè, ce l'ho fatta, ci sono riuscito, sono capace, vabbè, pensiamo ad altro, ecco, a questo punto, magari promettendomi di ritornare, no? Perché per tanti anni poi non fu facile lasciare gli Stati Uniti, non fu facile continuare ad andare in America, no? Non fu facile lasciare le gare, appunto che per tanti anni, no? Tutte le sere ancora abbassavo la visiera, quando invece spegnevo la bajur, ma abbassavo anche la visiera, quindi tornavo in quel mondo, con i ricordi, con le emozioni, con quel passato meraviglioso, insomma, con il privilegio di aver vissuto quel tempo e anche quei risultati. Poi il risultato comunque sì, esulava, cioè la vittoria, certo, ha fatto bene a tutti, no? Grandissima soddisfazione, no? Ma il vero piacere, diciamo, era quello di aver vissuto quell'ambiente, cioè di aver pilotato quella macchina, ecco, il rapporto macchina-uomo diretto. E poi anche la conoscenza di tanti altri piloti, generosissimi, amici, educati, capaci, molto capaci, che non se la tiravano certo, anzi, dispostissimi sempre ad aiutare, a dare un consiglio, insomma, ecco, un ambiente meraviglioso, una grande famiglia, ecco, devo dire. C'è qualche pilota in particolare che ricordi con più piacere del tuo periodo in Formula Kart, qualche collega? Ah, sì, Jimmy Vassar, ecco. Jimmy Vassar, che poi vinse un campionato addirittura di kart Indy, era una stessa squadra, lui con l'Atlantic, io con Indy Light, e poi Indy lui e Indy io dopo, quindi un rapporto meraviglioso, ma anche con tanti altri piloti da Canada, adesso i nomi, tutti, io per una grande famiglia, quindi quando insomma, si andava ai party, Budweiser o Marlboro, dove come, comunque stavamo tutti assieme, o durante i meeting, o tanti piloti, al debutto ricordo che vennero due benefici padri, no? Mi disse, guarda, qualsiasi cosa, bisogno di aiuto, consigli, e quanti non fatti, addirittura Paul Newman, no? L'attore, che lui era proprietario della squadra, una squadra importante, la Newman Haas, per la Newman Haas allora erano gli Andretti, Michael e Mario, che insomma veniva spesso sotto il nostro hospitality di General Racing, no? Forse perché ero italiano, forse chissà perché, o per simpatia, non so perché, e veniva a chiedere come andavamo, se loro che erano al top, e noi eravamo una delle poche squadre che aveva i motori Ford e Cosworth, avevamo i Cosworth clienti, loro invece avevano i Cosworth ufficiali, quindi qualsiasi comunque pezzo di cambio per noi sarebbe passava da loro. Newman, una persona meravigliosa, un grande appassionato, una persona semplicissima, molto, molto alla mano, come tutti gli altri, come Andretti, padre, figlio, so, Sniva, Bobby Real, tutti, ecco, non, tanti nomi. Veramente, ripeto, una famiglia, ecco. Un bellissimo ambiente.
E in seguito ti sei poi dedicato anche alla motonautica, se non erro. Ma è stato un momento, una curiosità, diciamo. Una parentesi, diciamo. Ma sì, no, una parente, no, no, un fatto all'interno, diciamo, perché era il 92, quindi facevo già la Indy, e poi anche la motonautica, ma sì, non, sì, mi piaceva stare in compagnia di amici, ecco, più che altro, non sentivo la competizione, non, sì, senza arte né parte, ecco, diciamo quello. Però vabbè, ho provato anche quello, ho fatto anche quello. È stata un'esperienza, dico anche quella. Sì, un'esperienza, una piacevole esperienza, però un'esperienza. Insomma, ecco, certo, noi, il fine non era, diciamo, quello di partecipare a tutte le gare. Io, cioè, amavo le macchine, abitavo negli Stati Uniti, stavo bene dove ero, stavo bene con quel che facevo. Poi ho voluto aggiungere un qualcosa, un po' per qualche amico, no? Ho detto, ma sì, dai, che già loro partecipavano ai campionati, bravi, piloti molto bravi. Mi hanno detto, ma dai, perché non fai anche tu, non provi anche tu con noi, magari facciamo qualche... Ora sì, erano due piloti, facevano le gare assieme, ancora oggi, poi credo, motonautica, l'offshore classe 1, però siano due piloti. E dico, sì, perché no? Proviamo, insomma. Abbiamo fatto anche quello. Vorrei concludere intervista chiedendoti di cosa ti occupi oggi e se segui ancora il motociclismo, la Formula 1, cosa segui in particolare? Seguo poco Formula 1, seguo poco, sono ritornato alle origini, fai conto, alle origini per del tempo del debutto con le motociclette, delle gare con le motociclette, dopo più di 30 anni, diciamo, di assenza totale. Non seguivo il motociclismo, naturalmente, non lo seguivo più. In occasione delle rievocazioni, diciamo, storia delle 200 miglia di Imola, mi invitarono una prima volta, penso, 2011, 14, non ricordo bene, no? Dopo più di 30 anni che non andavo in moto, quindi sono a disposizione una motocicletta, e quindi fu una parata più che altro, no? Quindi pochi giri per il pubblico, e mi ritrovai in sella. Io andavo neanche con la moto per la strada, forse andavo al bar a prendere con la Vespa, a prendere il caffè quando stavo da queste parti, cioè, stavo in Italia con lo scooter, insomma. Mi mise a disposizione una vera moto da gran premio, Suzuki 500, la 4 cilindri, campione del mondo, no? con Lucchinelli, con Moncini, con altri piloti di allora. Mi resi conto che la testa non dimentica, il cervello non dimentica, e quindi era, con i limiti ovviamente degli anni che erano passati, era tutto come prima, ecco, come ritornare, che so, in ufficio, a casa, in qualsiasi ambiente, un ambiente così molto familiare. Poi ebbi ancora in aggiunta la fortuna che in un'altra occasione mi mise a disposizione l'MV Agusta, la 500, tre cilindri, anche quella pluricampione del mondo, e che, dico la verità, mi ha cambiato la vita, perché guidata l'MV, sempre in pista, Imola, ripeto, pochi giri, no, della rievocazione storica, così, ma pochi giri che hanno avuto un valore per me, un valore incredibile, quindi per me oggi la motocicletta è quella, non ce ne sono altre, no? Parlo di moto da corsa, anche se è vecchia di 40 anni, forse, sì, 40 anni, no, 70, 72, 74, quegli anni lì, una moto di quel tempo, però una moto vera, cioè, fa caponare la pelle, solo scaldarla, quindi. E basta, quel tanto lì, adesso quest'anno era prevista, lo scorso anno era prevista, ma poi con un problema
questo Covid, no? È stata rinviata e forse quest'anno si farà, credo, mese di settembre. Sembrava fosse maggio, poi ancora rinviata, probabilmente sarà settembre, sempre con l'MV. Con la fortuna, diciamo, di poterla avere ancora a disposizione, perché credo che finché si faranno i 200 media, finché sarò capace, l'MV sarà molto mia. Prescelta, diciamo. Com'è? La moto prescelta, dico. Per fare... Sì, finalmente. L'ho aspettato 40 anni per guidarla, insomma. Certo. Me la sono anche meritata, dico, alla fine. Allora, Vinicio, dico, io ti ringrazio molto per la disponibilità e con l'immagine della tua Lola nella foto alle tue spalle, saluto tutti. E sì, alla... è l'ultimo remember from USA in the year 1992. La Lola di Formula Kart 1992 Euro Motorsport, giusto? Euro Motorsport, sì. Quello è un rifornimento, uno stop cambio gomme, rifornimento di Laguna Seca. È ottobre 92, l'ultima gara mia, per questo che ce l'ho qui. Ultimo ricordo, no? Bellissima foto, infatti. Ok, grazie mille Vinicio, e alla prossima allora. Grazie. A prestissimo. Grazie. Buone